dentro uno dei tanti villaggi abbandonati che ogni tanto si incontrano. Di solito per qualche motivo finisce l'acqua e i villaggi vengono abbandonati. Questi chiaramente sono luoghi dove senza acqua non rimane nient'altro da fare che fuggire e andare via. È anche difficile stabilire una datazione perché sono sempre villaggi fatti in mattone crudo e l'assenza di umidità che c'è qui fa sembrare assolutamente simile un insediamento di 100 anni fa come un insediamento di 3000 anni fa. Comunque la storia è sempre quella: senza acqua l'uomo non può vivere.